Sicuramente Anish Kapoor è uno dei più importanti scultori dei nostri tempi, devo dire un artista che è riuscito a rivoluzionare il concetto stesso di scultura, e questa mostra è una mostra che privilegia proprio questo aspetto scultoreo del lavoro di Anish, che utilizza anche altri medium artistici evidentemente, ma in questo caso siamo focalizzati sulla scultura con un percorso che coinvolge 40 anni di carriera, dalle sue opere celebri, diventate iconiche, della fine degli anni 70, compose di pigmenti che sottolineano delle forme quasi platoniche, come se emergessero dal pavimento, fino alle opere più recenti di questi anni, opere addirittura di quest'anno, e fino a una nuova installazione Sai Specific, fatta apposta per il cortile. In tutte queste opere l'artista sfida e dialoga con l'architettura di Palazzo Strozzi, prima volta che l'artista si cimenta in un contesto rinascimentale, e in un contesto rinascimentale come questo, soprattutto che, come sapete, questo palazzo è l'epitome dell'architettura tardo-quattrocentesca fiorentina, no? Del Rinascimento più alto, e quindi insomma l'artista sfida la simmetria della forma architettonica di Palazzo Strozzi, proprio mettendola in crisi con opere che la traversano o la negano o la annullano. In particolare alle mie spalle questa opera che si crea da sé, questo masso di cera che, mosso da una rotaia, attraversa una porta appunto, e creando così questa forma, quasi come fosse un'opera autoprodotta, un'opera divina.